Sindaco, 200 piccoli atleti, 20 società, Agropoli conferma la sua forza a livello sportivo. Sì, ormai il fatto di dire Agropoli città dello sport non è uno slogan, è una realtà. Non c'è giorno che non ci siano manifestazioni sportive di vario livello, provinciale, regionale e nazionale. Oggi c'è la festa provinciale del mini basket qui ad Agropoli. L'altra settimana inizieranno dei tornei under 18 nazionali della pallavolo e ovviamente da lunedì prossimo Agropoli si arricchisce di un nuovo palazzetto dello sport. Il 9 di giugno alle 18 inauguriamo il Pala Green, così lanciamo anche per il colore del palazzetto e perché è una struttura immersa nel verde del muro. E quindi ancora di più Agropoli si candiderà per nuovi eventi sportivi utilizzando lo sport come leva per il turismo. Un connubio vincente, straordinario, che sta dando i suoi frutti. Testimonianza appunto della sua azione amministrativa, lo dice il presidente provinciale, lo ha detto il presidente regionale, che c'è bisogno sempre più di infrastrutture e quindi ha indovinato il sindaco Franco Alfieri nel realizzare le infrastrutture sportive. Ma il discorso, io credo che la classe dirigente politica deve mettere in campo le cose di cui la gente ha bisogno, le cose che desidera, e quindi la programmazione deve essere piegata sui bisogni veri e sulle cose desiderate dalla gente. È una bella manifestazione quella che è stata organizzata dalle tre società di Agropoli, le quali ringrazio in maniera infinita. Oltre chiaramente a ringraziare l'amministrazione comunale per la possibilità che ci ha dato di farla qui ad Agropoli. Il movimento mini basket in provincia di Salerno è molto forte, molto sentito, e a livello di numeri di partecipanti al mini basket e anche a livello di numero di società presenti, di centri presenti all'interno della nostra provincia. Siamo in crescita, l'ho già detto un po' di tempo fa, c'è un problema di organizzazione a livello nazionale sul mini basket che ci comporta però a ruota poi a seguire una serie di problemi anche a noi dei comitati provinciali e dei comitati regionali. Quali sono questi problemi? Ma un po' più sicuramente sulle organizzazioni dei vari tornei del mini basket, dove non c'è una linea guida che ci permetta di organizzarlo a livello provinciale. Beh, queste sono delle bellissime manifestazioni che danno l'idea di un movimento salernitano che rappresenta, diciamo, l'aspetto più importante del movimento della pallacanestro salernitana. Diciamo, è un'occasione, un'opportunità per tutti i centri di completare davanti ai propri genitori un percorso di allenamenti che poi si conclude con una festa dedicata ai bambini. Quante sono in tutta la provincia di Salerno le squadre di mini basket, le società in realtà di mini basket che appunto utilizzano questo sport per promozione e soprattutto per socializzazione? In questi anni il movimento del mini basket sicuramente è in aumento. Nella provincia di Salerno registriamo 50 centri mini basket con oltre 1000 bambini. Un forte aumento delle presenze delle bambine nell'ambito del mini basket, e questo mi conforta perché ricordo che il mini basket è un gioco anche al femminile, quindi, e i dati lo dimostrano, il mini basket nel settore femminile è in aumento.